Il Vangelo di oggi propone un messaggio molto forte, perché attraverso una serie di immagini, di situazioni che prefigura, mostra quanto sia esigente la proposta di cambiamento di vita che c'è nell'annuncio del Vangelo. Se qualcuno vuole costringerti a fare un miglio, con lui fanne due. Se qualcuno ti vuole portare via la tunica, dagli anche il mantello. Se qualcuno ti percuote sulla guancia destra, tu porgi anche l'altra, porgi l'altra guancia. E in modo incalzante questo messaggio viene ripetuto. E quindi è chiaro che in questo caso il messaggio è forte e dal punto di vista spirituale il messaggio di Gesù è un messaggio che sta al cuore dell'atteggiamento del cristiano. Se vogliamo, anche il maestro umano, l'insegnante, l'educatore, quando ha la consapevolezza di avere un messaggio particolarmente forte, lo prepara attraverso espressioni, frasi a effetto che colpiscano, che costringano a riflettere, cioè che incatenino quasi la mente ad un percorso di riflessione perché non si distragga, perché non si disperda, perché non perda l'essenza del messaggio che vogliamo comunicare. Poi, tornando al testo del Vangelo, arriva il messaggio vero e proprio, il messaggio che chiede un cambiamento di vita. Tutti sono capaci di amare coloro che li amano. Io ti chiedo, io vi chiedo di amare i vostri nemici. Ecco il messaggio forte preparato dalle espressioni di qui sopra. E questo messaggio forte, come dicevo, è al centro della fede cristiana. Allora a quel punto anche l'educatore umano, quando ha la consapevolezza di chiedere molto, di fare una richiesta particolarmente impegnativa, di fare una richiesta rispetto alla quale le persone potrebbero anche andare in crisi, non può buttarla lì in modo trasandato, en passant, ma in qualche modo deve accompagnarla con tutto il sapore e lo splendore che una richiesta di questo tipo merita, perché poi le persone in cuor loro, in coscienza, decidano con libertà, ma sapendo su che cosa stanno decidendo.